Roma-Cagliari-Milan è successo di tutto e il risultato di 3-3 ne può dare un'idea, Lio dal canto suo può però tirare un sospiro di sollievo. Il Cagliari ha ospitato in casa propria il Milan di Fonseca reduce dalla vittoria contro il Real Madrid in Champions League. Tra le due squadre è andato in scena un match scoppiettante terminato con il risultato finale di 3-3. Sono tuttavia, nonostante il pareggio per i rossoneri, arrivate buone notizie per Rafael Lio. Il Cagliari per primo ha trovato il gol al 2 con Zortea, il Milan ha risposto con una doppietta di Lio che ha segnato al 15 e al 40. Poi, però, sponda rosso-blu è arrivata la doppietta anche di Zappa al 53 e all'89, al photo finish, in conferenza stampa, dopo il pareggio del club sardo arrivato al photo finish, Fonseca ha dichiarato, no, penso che la squadra ha fatto bene nella gestione, meno nei contrasti e dei duelli. È sinceramente difficile da spiegare. Ma il suo intervento non è finito qui. Fonseca su Lio, le parole del tecnico in conferenza stampa. Il tecnico rossonero ha aggiunto, facendo riferimento a Rafael Lio che per diversi match in Serie A, è partito dalla panchina e che oggi, da titolare, ha fatto la differenza. Rafa ha capito dove doveva migliorare. Oggi è stato decisivo, anche nel difendere con la squadra. Il portoghese è così arrivato oggi a quota 50 gol in Serie A. Questa partita è molto facile da spiegare. Abbiamo fatto 3 gol, ma non ne possiamo prenderne 3 in quel modo? Dobbiamo lavorare sui cross, abbiamo un problema. Il Cagliari ha vinto il 100% dei duelli aerei, non va bene. Abbiamo comunque tanti punti a disposizione. La grande squadra si vede nel tempo. Siamo in crescita a livello offensivo, meno sulla difesa. Abbiamo affrontato una squadra in salute, che gioca in maniera diretta. Dobbiamo crescere a livello difensivo, ripeto. Hanno infatti pesato parecchio gli errori soprattutto di Theo Hernandez nella fase arretrata del Milan che ha inaspettatamente subito molto dal Cagliari di Nicola.